Regola fondamentale all'interno di qualsiasi professione voi svolgiate. Quando voi vi trovate nel corso della vostra carriera professionale a provare del disagio all'interno della situazione professionale, non sottovalutate quel disagio, ragionate su quello che state provando in quel momento. Potrebbe essere un disagio relazionale con i colleghi, un disagio con le persone che si rivolgono a voi rispetto alla vostra professione, un disagio all'interno di un concetto che voi avete della vostra professionalità o di quello che voi vorreste avere, quindi un disagio con voi stessi. Non sottovalutate mai qualsiasi sentimento, sia in positivo sia in negativo. I sentimenti in positivo possono essere dei motori per farci andare avanti con entusiasmo rispetto a quello che noi stiamo svolgendo, ma non dobbiamo mai raggiungere una esaltazione tale per cui perdiamo in umiltà nella professione che svolgiamo, perché noi possiamo anche essere dei geni nelle nostre professioni, ma la parte di umiltà è quello che ci permette di non cadere nell'errore professionale. Qualsiasi professione voi svolgiate, quando una persona è alla cassa e fa il cassiere ed è velocissimo a passare i pacchi, in quel momento uno può perdere in umiltà e pensare di essere un drago della battitura dei conti, ed è lì che rischia di sbagliare, rischia di inserire un dato sbagliato o di incepparsi. E così anche nell'ambito della medicina. Quando un medico ha davanti una persona che ha in cura e pensa di capire esattamente quello che ha da tre parole che dice di sintomo, ecco, rischia di fare una diagnosi con troppa semplicità e troppa superficialità. Ho fatto l'esempio della cassiera e quello del medico per dire due persone che hanno relazioni differenti con un cliente. Nel caso della cassiera o del cassiere è una persona che passa di lì e che probabilmente non rivedrà mai più, o che magari è un cliente abituale, ma è sempre una relazione rapida. La persona invece che si ha in cura è una persona con cui tu crei una relazione, è una persona che si affida a te e che ha bisogno della tua attenzione. In tutte e due le professioni è richiesta l'umiltà di capire di non essere infallibili. L'infallibilità è un rischio altissimo per il professionista, perché nel momento in cui fallisce potrebbe avere un grosso calo della propria autostima, una grossa dispiacere, oppure potrebbe essere così tanto rigido nella sua idea di essere infallibile da negare l'errore che fa. E quando uno nega i propri errori e non li ridefinisce, non li comprende, non li ristruttura, non c'è una crescita professionale. Ma proprio ve lo dico, non c'è una crescita professionale là dove la persona pensa di essere professionalmente infallibile. Gli errori professionali devono essere ragionati, pensati e devono avvenire senza creare un danno all'altro. Cioè, noi come professionisti dobbiamo sempre cercare di salvaguardare l'altro dai nostri errori. Questo ci permette di mantenere quel livello di umiltà tale che ci rende professionisti con la P maiuscola, qualsiasi professione noi svolgiamo. Buona professione a tutti e buona vita!